60 anni di Atletica Saronno, oggi siamo con Lorenzo Perini che rappresenta l'anello finale di questi 60 anni di Atletica Saronno. Non parliamo tanto oggi di storia ma di attualità. Lorenzo è una realtà dell'atletica italiana, è appena tornato sostanzialmente da un campionato europeo a Zurigo assoluto, quindi con lui facciamo storia ma facciamo tanta attualità. Ciao Lorenzo. Ciao. Comincia a presentarti, va? Chi sei, da dove vieni, quando hai cominciato a fare l'atletica? Ma allora, innanzitutto l'atletica l'ho incominciata intorno alla quarta elementare più o meno e ho iniziato amatorialmente ovviamente perché frequentavo anche calcio in quel periodo e da lì, spronato da mio papà, ho continuato per diversi anni e all'inizio sinceramente non andavo molto bene. Però poi col passare del tempo, con l'insistenza anche dei miei genitori che vedevano in me qualcosa di più, sono riuscito ad andare avanti, a proseguire e ad ottenere questi risultati, perché pian piano sono arrivati giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, stagione dopo stagione. Un momento, mettiamo a posto le date perché poi non si capisce più. Sei nato nel 1994, 22 luglio. Bravo. Hai cominciato atletica, hai detto che avevi 9 anni, quindi nel 2003. Sì, esatto. Hai cominciato, hai preso il tuo primo titolo italiano nel 2010. Oh. A Rieti 2010. Benissimo, perché qui altrimenti ci perdiamo, stiamo facendo 60 anni di storia, se non mettiamo a posto le date siamo rovinati. Bene, una precisazione, il papà, Maurizio, campione italiano ai suoi tempi, 30 anni fa, circa 30 anni abbondanti, sì, testimonia il fatto che il DNA conta sempre. Quindi papà campione italiano, figlio pluricampione italiano. Andiamo ad esplorare un po' sta storia. Cominciamo dai titoli italiani. Rapida successione di quanti titoli hai messo in piedi finora. Ma allora, io il primo titolo l'ho conseguito, come hai detto tu Luciano, giustamente nel 2010 e da lì poi è stato il primo titolo Under 18, poi ho ottenuto il titolo italiano Under 18 secondo anno nel 2011, poi ho ottenuto, e da junior ho ottenuto tutti i titoli sia indoor che outdoor, 4 titoli italiani, 2 indoor, appunto, e 2 all'esterno. E poi ho ottenuto nel 2013 il titolo di vicecampione europeo nei campionati europei di Rieti Under 20 e poi il titolo italiano Under 23 outdoor nel 2014. Quindi 7 titoli italiani finora, che per un ragazzo di 20 anni, come dire, a me non è male. Vicecampione europeo, che ce lo teniamo. E quest'anno siamo andati ai campionati italiani assoluti vestendo la maglia della nazionale a Zurigo. Era campionati europei assoluti, era il 13 di agosto e a questo punto facciamo attualità, ci racconti questa avventura. L'esperienza è stata incredibile e ho portato a casa un bagaglio non solo di, appunto, come ho detto, esperienza, ma anche di sensazioni nuove, perché esordire con la nazionale A è qualcosa di indescrivibile. Entri in un mondo totalmente nuovo che è sicuramente fantastico, bello, ma anche molto professionale, da professionisti. E quindi all'inizio mi sono trovato un po', non dico fuori luogo, perché comunque l'ambiente nazionale più o meno lo conoscevo, però vedevo gente molto, comunque, più grande di me, molto più esperta di me, e quindi quasi sono andato là non solo per gareggiare ma anche per imparare, e ho imparato tanto sicuramente. Spero di, magari ho fatto diversi errori in gara e pre-gara e post-gara, e quindi spero di ripetere il meno possibile in quella che spero sarà una prossima esperienza nazionale A. Ne riparliamo del futuro, ne riparliamo. Certo. Quindi a Zurigo sei andato, hai fatto la batteria, hai fatto 13,77, hai praticamente ripetuto i tempi che avevi fatto durante la stagione.
Penso che tutti abbiano detto che te la sei cavata bene, forse l'unica che non l'ha detto la conosciamo, ma non facciamo nomi, lo diciamo più tardi, che è l'allenatrice che dice si poteva fare meglio. Sono d'accordo. L'allenatrice che si chiama? La grandissima Fernanda Morandi, che saluto. Che è forse una di quelle che ha detto si poteva fare meglio. E quindi abbiamo lasciato un segno preciso. Torniamo indietro. Allora, hai cominciato a fare atletica, ti piaceva e hai ottenuto subito dei bei risultati. Io ricordo, eravamo in macchina una volta, stavamo tornando, penso, da Ancona, con un campionato, e ricordo la tua gioia nel segnalare che con l'atletica stavi ottenendo dei grandi risultati e nel calcio ti lasciavano in panchina. Questa roba qui me la ricordo benissimo. Ora, è evidente che nell'atletica è funzionato tutto meglio, però hai giocato anche a calcio, con grandi risultati, no. Per cui comunque ti sei mosso tanto. Cosa ti è rimasto del calcio, a parte questa cosa che non ti facevano giocare molto, ti lasciavano in panchina? Del calcio, purtroppo, a me il calcio come gioco piace molto, però non ho avuto una grande esperienza, diciamo, non mi è piaciuto più di tanto, anche perché ai tempi ero molto basso, ma veramente basso, quindi ero il nano della squadra e poi ero e sono veramente incapace a giocare a calcio, di conseguenza dai miei compagni non ho trattato molto bene ed è anche stato uno dei motivi per cui ho cambiato. Poi è stato bello tornare da loro dopo anni e il rapporto è cambiato, ecco, diciamo, però non è importante, io diciamo preferisco sicuramente l'atletica e quello che mi sta dando rispetto a quello che ho ottenuto dal calcio. Come dicevo prima, tu hai una dote notevole, sei un bel comunicatore, riesci a mettere insieme le relazioni bene. Tant'è che l'anno scorso Arieti era il capitano della squadra junior. Arieti l'anno scorso, cioè, sono stati appunto i campionati europei juniores, Lorenzo ha conquistato il titolo di vice campione europeo, ha realizzato un tempo che, se non ricordo male, era 13:30, che valeva l'anno scorso il terzo tempo nel mondo. Sì. Giusto. Ed eri appunto il capitano. Esatto. Esperienza che mi sembra sia stata bella. I campionati europei di Rieti indimenticabili innanzitutto, perché gareggiare contro gente che arriva da tutti i paesi europei in casa. Casa, perché lui ha mezzo sangue reatino. Esatto, esattamente. E tra l'altro poi è stato mio nonno ad inaugurare quel campo parecchi anni prima, e dove poi ho gareggiato ai campionati europei e anche altri campionati italiani. Quindi è stato emozionantissimo, io non dimenticherò mai le sensazioni che ho provato lì in gara, e nonostante sia arrivato secondo, per me già entrare in finale è stata una conquista, ottenere la medaglia è un sogno che si realizzava davvero, e essere lì sul podio, guardare gli spettatori che ti applaudivano, ti gridavano il tuo nome, veramente a parole non si riesce a descrivere quello che ho provato, ecco. Prima di Rieti, giusto per questa carrellata del mondo, lui è stato a Barcellona a fare un campionato mondiale juniores, è stato a Lilla a fare un campionato mondiale allievi, quindi Lorenzo in 5 anni hai toccato un bel pezzo dell'attività importante giovanile disponibile, diciamo così, no? In più, in Italia ha completamente coperto col suo nome tutte le liste dei record, ha ottenuto tutti i record allievi sui 110 ad ostacoli, ha ottenuto tutti i record junior sui 110 ad ostacoli, intesi come altezze, outdoor, indoor. Quindi Lorenzo finora ha ottenuto tutto quello che si poteva ottenere nel campo dell'atletica, penso che di più è difficile. Per cui è bello sapere oggi quali sono gli obiettivi dei prossimi 2 anni. Interessante
ipotesi che può anche far sognare, però è bello anche sognare. Certo, ma quindi il bello dell'atletica è che, come in altri sport, la cosa principale è poter trasformare i propri sogni in obiettivi, quello che dico sempre anch'io. Quando ci sono sogni molto grandi, che da trasformarli in obiettivi non è semplice, però non è neanche impossibile. Di conseguenza pensare adesso in grande, pensare ai cinque cerchi e alla entrare in nazionale olimpica è una cosa parecchio grande, però già pensarci, già poterci pensare è un buon inizio. Comunque io preferisco sempre pensare a, diciamo, a breve termine, no? Concentrarmi giorno dopo giorno su quello che devo fare, e sognare non nuoce, per carità, però comunque preferisco concentrarmi su quelli che sono già obiettivi, no? E che possono trasformarsi in realtà, piuttosto che creare castelli in aria. Però è una bellissima cosa comunque. Allora faccio io la parte del sognatore. Allora, l'anno prossimo, per quest'anno sostanzialmente Lorenzo ha ottenuto quello che doveva ottenere. Ha vinto il titolo italiano della sua categoria, è arrivato secondo ai campionati italiani assoluti, è andato a Zurigo ai campionati europei assoluti, diciamo che quello che doveva fare ha fatto. L'anno prossimo, 2015, ha due obiettivi, il primo molto preciso, che sono i campionati europei Under 23, che saranno in Estonia nel mese di luglio, sì. E fatto salvo che probabilmente il vincitore è già quasi designato, perché esiste un uomo in Europa di pelle nera, lui è bianco, e qui la cosa non è indifferente, un francese che ha quest'anno già fatto il titolo mondiale, ha fatto il record mondiale, per cui è obiettivamente più forte, però si può arrivare ancora vice a pensare che un obiettivo sia arrivare al secondo posto, poi magari. E l'anno prossimo ci sono anche i campionati mondiali di atletica assoluti a Pechino, che cominciano a essere un'ipotesi perlomeno nei sogni. Dopodiché fra due anni appunto ci sono le Olimpiadi a Rio, e se uno ci deve provare a portare, e lo dico in maniera precisa, la maglia della Osa Saronno, che è vero che lui non indossa più perché indossa ogni tanto la maglia dell'aeronautica, ma dentro nel cuore c'è la maglia dell'Osa Saronno, portarla alle Olimpiadi sarebbe un traguardo incredibile per i 60 anni dell'atletica che stiamo cercando di qualche modo di celebrare quest'anno, perché è un obiettivo mai raggiunto da nessun atleta dell'atletica Saronno, arrivare alle Olimpiadi. Questi sono i sogni. Io dico che sono obiettivi sui quali bisognerà lavorare. Servirà un po' di fortuna, servirà tanto lavoro, servirà tante cose, ma sì. Oggi noi qui ci permettiamo di sognare, giusto? Giusto. Basta, e finiamo quei sogni qui, perché sennò diventa... Torniamo alle nostre cose più semplici. Siccome festeggiamo 60 anni di atletica Saronno, a me piacerebbe sapere da un ragazzo di 20 anni quali sono le cose, al di là del fatto che avere risultati piacevoli, cose sono le sensazioni piacevoli che uno raccoglie dal fare atletica. Ma come potrebbe non sembrare, l'atletica crea una grandissima squadra all'interno appunto della società, perché si condividono emozioni, si condividono i risultati. E la cosa ancora più bella è quando uno della propria squadra gareggia contro di te, non gareggia formalmente, effettivamente, contro la persona, ma contro se stesso. E nonostante, se magari uno arriva magari, non so, secondo e il primo della tua stessa squadra, sei quasi felice per lui, perché gareggi contro te stesso prima di tutto. E quindi è un mondo nuovo, è un mondo particolare, è un mondo che consiglio a tutti, perché regala delle sensazioni e dei bagagli emotivi che sono unici nel suo genere. Ci sono moltissimi altri sport comunque hanno queste caratteristiche, ma l'atletica in particolare è chiamata regina degli sport per vari motivi molto validi, che io posso citarvene alcuni, ma sarebbe meglio, sarebbe più bello se foste voi a provarci. Bene,
andiamo a chiudere e ci permettiamo di fare un po' di pensieri sparsi. Uno, un pensiero alla famiglia, che mi sembra sia un supporto quello sempre essenziale. Sì, assolutamente. Poi il pensiero va all'Osa Saronno, che senza di lei io non sarei qui, va alla Fernanda Morandi, alla grandissima Fernanda Morandi, che è la mia allenatrice, la chiamo la seconda mamma perché la metà del tempo ormai la passo con lei, e ringrazio anche tutti gli altri allenatori, i miei compagni, il Luciano, Piero da Saronno, ringrazio l'aeronautica militare che, come ho detto nell'altra intervista, ci fa volare, e ringrazio tutti i miei fan, tutti quelli che mi aiutano, i miei amici e tutti gli altri miei familiari, i miei nonni che mi aiutano tantissimo, mi hanno aiutato e mi aiutano e spero mi aiuteranno ancora ad affrontare qualsiasi evento buono o negativo che può presentarsi lungo il mio percorso. E niente, ringrazio Saronno, ringrazio l'Italia, la maglia nazionale. Questo che vorrei. Bene, l'ultima cosa, quest'anno sei arrivato a 13.70. Sì. 19esimo tempo all time della lista italiana, sì, dei 110 ostacoli. Con 13.50 si finisce nei primi 10. Esatto. Ce lo diamo come obiettivo per il prossimo anno. È il minimo delle mondiali e delle Olimpiadi. Non volevo dirlo, però cercavo di... ce lo diamo come obiettivo per il prossimo anno. Ci ritroviamo qui fra un anno. Piero magari lo coinvolgeremo comunque, obiettivo, certo, 13.50. Sì, speriamo, sì, di poterlo trasformare in un obiettivo. Lo farei volentieri. Grazie.